Firenze, 18 marzo 2019, Nicoletta Larini sbarca all'Isola dei Famosi 2019, direttamente dalle spiagge di Viareggio a quelle dell'Honduras per riabbracciare il fidanzato Stefano Bettarini. La decima puntata del reality di Canale 5 vede come ospiti le compagne dei due naufraghi sospesi, la Larini e Veronica Maccarone, moglie di Caspar Capone. Le due donne hanno attraversato il mondo con la speranza di riabbracciare i rispettivi uomini. La 25enne Versinese, con un sexy bikini giallo, è tantissima. Ho una voglia pazzesca di riabbracciarlo, ammette la fidanzata. E, così, Alessia Marcuzzi dà il via alle danze. È tempo di elicottare, ovvero prendere l'elicottero e poi fare il mitico tuffo in mare. La Versinese, che per l'emozione quasi piange, si tuffa senza indugio. Minuta da morire, dice prima di lanciarsi in acqua. Le due donne raggiungono la spiaggia dove i rispettivi compagni sono legati a un palo bendato. Solo una coppia potrà riabbracciarsi, quella che vincerà la prova dell'uomo vitruviano. La sfida prevede una prima manche tutta al femminile, vinta dalla Larini, e una seconda tra uomini, vinta da Bettarini. I due corrono per abbracciarsi, lei gli salta al collo tra baci e lacrime per un vortice di emozioni. Amore, minuto, chiama. Si ripetono i piccioncini toscani, già protagonisti a Temptation Island V. Come si bello amore, dice la Larini con le lacrime agli occhi. Mentre lui chiede informazioni dei figli e della famiglia. Io resto qui. No, no, no. Alessia, io non torno, afferma la figlia dell'ex pilota di Formula 1, Nicola Larini. Dopo un abbraccio infinito, arriva il momento del distacco. La Versiliese riprende la barchetta per tornare a casa. Stefano, tien duro. Dice la ragazza che per la prima volta dall'inizio della relazione, poco più di due anni, è riuscita a stare lontana dal fidanzato per oltre 40 giorni. Ma la decima puntata del reality è anche la puntata di Paolo Brosi. Il giornalista in nomination e la sua settimana è stata calda, con una discussione perenne per l'accensione del fuoco con i suoi occhiali trafugati quando lui non era presente. Una mancanza di rispetto, io non mi permetterei mai di ravanare tra le cose degli altri, dice il giornalista di Forti Dei. Tra tante liti, quelle più accese con Luca Bisnani. Anche lui ha delle volte. C'è stato anche un momento di gioia, dopo 50 giorni Super Brosio Man è riuscito a pescare il primo pesce. E l'impresa, insieme a Marco Maddaloni e Luca Bisnani, è stata festeggiata come fosse la Coppa del Mondo. Il giornalista mistico sostiene di essersi sempre dato da fare, anche se sull'isola ci sono stati momenti duri, i moschiti, le infezioni. Ora però sto bene e voglio arrivare in fondo, ma il pubblico non è della stessa opinione. Brosio eliminato deve lasciare la colonna. Il giornalista esce di scena in silenzio, è evidentemente deluso dal verdetto. Per il toscano, comunque, c'è la seconda scena. L'isola che non c'è, abitata dalla coppia Bettarini, Capparini. L'ex inviato del TG4 accetta la sfida e si apre un televoto lampo per i tre naufraghi esiliati. Ma l'esito è sempre lo stesso, Brosio eliminato definitivamente. Il naufrago saluta la sua Forte dei Marmi e lascia per sempre l'Honduras. Serata tranquilla per l'altro toscano in gioco, Riccardo Fogli. L'Expo ha stretto una forte amicizia con la leader sola e inimicandosi gli altri concorrenti, a partire da Marina La Rosa, che lo accusa di non vedere i difetti della sua protetta. Per il cantante di Pontedera c'è una sorpresa, un videomessaggio dell'amico e collega Roby Facchinetti. Ciao fratellone, hai conquistato tutti, tutti ti vogliono bene. E Fogli si ricarica per il rush finale.